Ivrea non è solo una bella città. È un simbolo della storia industriale del XX secolo. Attorno alla sua forte identità si è sviluppato un tessuto culturale, sociale ed economico unico nel suo genere. Nell'architettura urbana della città, la vocazione industriale è ben rappresentata da edifici, impianti, abitazioni, servizi e luoghi di ritrovo sorti attorno alla fabbrica Olivetti. Veri capolavori dell'architettura contemporanea e razionalista del Novecento. Un percorso armonico e funzionale dove l'antico si integra perfettamente al nuovo. Il primo nucleo è una costruzione in mattoni rossi edificata nel 1896, che diventa nel 1908 sede della prima fabbrica italiana di macchine per scrivere. Nascono così le officine ICO, dall'acronimo del fondatore Camillo Olivetti, più comunemente note come la fabbrica di mattoni rossi. Negli anni successivi vengono attuati diversi ampliamenti lungo via Gervis, fino a occupare un'area di quasi un chilometro lineare, disegnando la nuova fisionomia della zona industriale e della città stessa. Si tratta di un complesso di edifici di straordinaria qualità, destinati all'industria, ma anche alle residenze e ai servizi sociali, secondo un progetto di sviluppo fortemente innovativo promosso da Adriano Olivetti, figlio del fondatore. Gli esempi architettonici più interessanti di questi anni di espansione sono il Centro Studi ed Esperienza, la centrale termoelettrica, gli edifici che ospitavano la mensa, i servizi sociali e l'asilo, l'unità residenziale ovest, detta Talponia, le case del borgo Olivetti e del quartiere Castellamonte, i due palazzi uffici. Sull'asse di via Gervis, questi ed altre costruzioni del complesso olivettiano costituiscono dal 2001 il MAAM, Museo a Cielo Aperto dell'Architettura Moderna, sia per lo straordinario pregio architettonico che come modello di riferimento per le trasformazioni urbane e territoriali realizzate dai più grandi architetti italiani. Ivrea, città storica. Celebre per il suo anfiteatro morenico, gli splendidi monumenti, il castello con le torri e il ponte vecchio che attraversa la Dora, nella prima metà del Novecento diventa il centro delle più avanzate riflessioni in campo industriale, socio-economico, architettonico e urbanistico. È il periodo dello sviluppo industriale e il Piemonte è in prima fila. Con la diffusione del lavoro in fabbrica si sperimentano tecniche di avanguardia e nasce una moderna classe imprenditrice. L'azione di Adriano Olivetti si concentra in questi anni ed è a sua volta rivoluzionaria, fondata su un pensiero illuminato e innovatore che promuove le politiche sociali come presupposto del suo progetto di impresa. Ivrea diventa la città laboratorio dove queste idee prendono forma, rompendo il conflitto storico fra classe dirigente e operai e quello architettonico fra fabbrica e contesto urbano. La candidatura Ivrea città industriale del XX secolo è stata proposta alla World Heritage List dell'UNESCO nel 2012 su iniziativa del Comune di Ivrea e della Fondazione Adriano Olivetti, con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turistiche e della Fondazione Guelpa. L'area segnalata per ottenere il riconoscimento comprende una serie di edifici progettati dai più famosi architetti e urbanisti italiani del Novecento. La candidatura prevede, attorno all'area proposta per l'iscrizione, un'area tampone per garantire alla stessa un livello aggiuntivo di protezione. Ottenere l'iscrizione alla World Heritage List come città industriale del XX secolo rappresenterà per Ivrea il riconoscimento del suo straordinario valore, ma anche la volontà di conservare gli elementi che la caratterizzano e tramandare alle future generazioni sia il significato che i beni originari. Ivrea, città industriale del XX secolo, è già patrimonio per la sua comunità. Ora,
può diventarlo anche per il mondo.